È stata una giornata intensa e ricca di premi, quella vissuta nei locali di una nota struttura ricettiva di Castel di Tusa, in occasione del gala di premiazione della Coppa Sicilia Gran Fondo e Medio Fondo su Strada, con la regia organizzativa affidata alla Bici Club Stefanese. È stato molto più di una premiazione, una grande festa per celebrare tutti i vincitori e i partecipanti di un'intensa stagione agonistica trascorsa in amicizia, con gli organizzatori che anche per questa 15ª stagione hanno voluto celebrare quanti annualmente danno lustro a questa manifestazione. Durante gli anni abbiamo fatto bene ed in anni andiamo avanti su questo progetto iniziale di 15 anni fa, 16 anni fa, di andare avanti con la Coppa Sicilia e di ogni anno, come abbiamo detto, è sempre migliorata. Un evento che ormai ha raggiunto livelli importanti, tanto da essere attenzionata anche dall'assessorato allo sport regionale, rappresentato nell'occasione dal dottor Pippo Martino. Voglio fare i complimenti all'organizzazione perché oggi abbiamo visto veramente decine e decine di atleti premiati e abbiamo toccato con mano quello che significa sport e turismo. Quindi l'assessorato al turismo punta su questa grande manifestazione e questa Coppa Sicilia veramente ogni anno continua sempre a dare maggiori risultati, soprattutto come partecipazione. Ancora una volta si è avuta la conferma come il binomio sport e turismo sia vincente, come riferitoci dall'assessore allo sport del comune di Santo Stefano di Camastra, Alessandro Amoroso. Lo sport e turismo è un binomio importante se si considera che ai nastri di partenza di questa manifestazione ci sono almeno 600 atleti e considerato che molti vengono con le famiglie, noi superiamo sicuramente più di 1000-1500 unità presenti per 3 giorni a Santo Stefano di Camastra.